No, no, fanno male. Facciamo esplodere. Non ci credo. Non ci credo. Penso io. Cadice. Cazzo, è morta? Eh sì, è investita. Se fosse un bambino di quasi 10 anni ti tirerei una sventola di quelle. Sinistra, destra, sinistra, destra. Sai come muoverti? Hai visto? Benvenuti a tutti ragazzi, sono The Conk 94. Ci siamo tornati sul secondo episodio di The Awesome Adventure of Captain Spirit. Sempre in compagnia di Johnny, come l'altra volta. Bella ragazzi. L'altra volta, se guardiamo gli obiettivi, abbiamo sconfitto lo scaldamagno. Dobbiamo completare il nostro costume, che queste dovrebbero essere tipo delle pantofole, però sono fatte male. Dobbiamo dobbiamo giocare a Mustard Party 2. Dobbiamo fare anche questo qua dei giocattoli. Quindi dobbiamo completare proprio il costume per andare allenarci con le bottiglie di, le lattine di birra. E come si fa? Poi ho sentito che Nevamante vuole distruggere la nostra città, se vi posso fermarlo. Poi il tesoro è sepolto qui intorno. Devo mettersi nelle due parti per scoprire per il cammino. Quindi perché non c'ha voglia sta a guardare la partita. Dici che ricordano la mamma. La chiave del garage. Quindi abbiamo sbloccato una nuova posizione. Spara papà, vediamo cosa fa. Prendiamo la pistola. No, io te lo dico, non farlo, no. Vediamo. No, secondo me si incazza, si incazza da morire. No, no, fanno male, fa male. No, è ad acqua. No, no, spara i pallini, mi sa. No! Vedi. I'm going down. You can't kill the zombie jock. No way, that was a headshot. I am a super zombie. Well, I'm a superhero. Can't argue with that. Zombie down. Io pensavo che si arrabbiava. Anche a me. Noi dovremmo sbloccare il telefono. Per farlo dovremmo, ci sarà un numero. Ma leggi? Leggi la lettera. La lettera, vediamo. Volevamo solo dirti quanto ci teniamo a te, a Chris. Non ha voluto arrestarti, grazie al cielo. Abbi cura di te. Una mancia pa. E se sei d'accordo, vorremmo prenderci cura di Chris. E te, certo. Cos'è il gruppo di supporto? È che tipo per con altre persone che sono, che hanno gli stessi problemi. Dovrebbero essere i genitori della madre. Non ti stiamo giudicando, vogliamo solo farti capire che ci teniamo mettendo a disposizione la nostra casa e dimostrarti il nostro amore per tuo figlio. Vuole tenere su tutto per sé, io lo so come sono. Forse una lettera potrà sembrarti impersonale. Ma non vogliamo metterti fretta, cioè te credo. Noi vogliamo il figlio, però non vogliamo metterti fretta, capito? Tanto quando entrerà sulla solca della nostra casa, pam! Se pensi che siamo troppo invadenti, ti prego di perdonarci. Ma sono vogliamo solo. Poveri. Certo, perché non ho niente da fare. Vogliamo solo che tu sappia quanto ci teniamo a te e a Chris. Vediamo se tipo nel portatile. Cucale sa usare il computer alla sua età. Vediamo così. Ecco, cane, anche noi sappiamo usare il computer alla sua età. Ah, è vero. Beh, lo sai, quelli di oggi, lasciamo perdere. Ah, quindi questo qua sarebbe una specie di volantino. Sì. Ok, andiamo avanti. Ah, qua per diventare agente immobiliare. Aerocon. Ah, quindi sarebbe tipo un evento di supereroi. Sarebbe fortissimo fare il clandestino su un treno. I Beaver Creek hanno ricevuto varie lamentele riguardo passeggeri clandestini in zona. Scusate un momento. A posto? A posto. Quindi cercate di non rispondere ad eventuali provocazioni che potrebbero risultare in uno scontro. Queste sono le pagine di papà. Giocatori, squadre, stagioni. Io ci scommetto quel che vuoi che farà una di quelle cazzate proprio in mondo. Tipo? Che la farà cadere. Ok. Io dico che la fa cadere. Il padre la... Ma allora fai il silenzio! I see what you're doing. Stop it. Credevo che faceva qualcosa. Aggiungiamo della legna. Noi siamo bravi bambini. Facciamo le cose. Vediamo, ci bruciamo le mani. Ok. Goodbye, log. Vorrei anch'io avere un fuoco che quando metti dentro si accende subito la fiamma proprio. Vai. Attento, porca. Però cioè è fatto troppo bene. Dovremmo fare questo. Aiuto. Ok, perché è qua che dobbiamo completare. Non ho capito. Open for business. Eat everybody. I am more T-Rex and you are my lunch. This dinosaur won't eat a grumpy old dad, right?
La tentazione è grande. Crediamo peggio. Abbiamo completato, vedi, c'è il dinosauro. Hey, buddy. Can you bring me a beer? You already drank a lot of beer. Thanks, bartender. Now get me the goddamn beer, okay? Okay. Cioè dobbiamo. That's right, it's okay. Va bene, sa, ma allora stai calmino, ne. Guarda che se fossi un bambino di quasi 10 anni ti tirerei una sventola di quelle. Ma scusa un attimo, ma c'hai ancora una bottiglia di whisky? Che cacchio ci fai con la bottiglia di birra? Prendiamo sta birra, la prendi automaticamente? No. Dov'è? No. No. Cosa? Cosa? No. Ah, eccola. È solo una. E meno male. È chiuso il frigorifero. Eccola. Now that's a nice cold one. Cheers. Va bene. Fa male bere la birra. Man, that was fast, Dad. Well, excuse me. Okay, I'll slow down, Chris. Secondo me sua moglie se n'è andata perché l'ha picchiata. Would Captain Spirit take care of it? Really? Yeah. Step aside, Mr. Erickson. Captain Spirit is here to recycle. Hey, you better hurry. This can's gonna destroy the town. Man, that was too close. Thanks, Captain Spirit. I'm always here to lead my team to victory. Ho visto qua da qualche parte l'altra volta. Ecco le pantofole. Non erano queste? No superhero should wear those. Non è questo allora. So comfy. Allora dove sono? Ho capito! Dove sono gli altri? Trucchi? Trucchi di che? Now I can use that makeup from Halloween. Ah, i trucchi, tipo da mettere sul. Vediamo. Andiamo a vedere cosa fa. No one will guess my secret identity now. Ah, ecco cos'è la maschera. Io credevo che era tipo una cosa che metteva su. Ci mancano solo le. Tipo le pantofole. Facciamo intervista. Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid. Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? Li perdoneremo. Vediamo. Vediamo cosa dice. We will forgive them if they don't join Mantroid. He's not worth it. We have to live in peace. Or you will destroy them. That's my job. O li distruggerai il mio lavoro. We love you. Can you tell us who your superheroes are? I genitori. Io. I miei genitori, vai. My parents are my biggest heroes. I bet they're happy to hear that. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. Però è bravo. Chissà dove sono le scarpe, potrebbero essere in garage. Allora io ho visto che nella camera del nostro patre c'era tipo una cosa che dovevamo salire. Ah, vedi che tatuaggio c'è? Ah, ecco, perché prima non l'avevo visto. Proviamo ad aprire, magari qua c'è qualcosa di... Non può mettere le scarpe. Locked. Come è chiuso chiave? Cosa? Prendiamo la se sedia. Se uno beve, fumerà anche. No, perché... dipende, non è che uno fa cose, fa anche l'altro. Ok, prendiamo la scatola. Perché l'altra volta abbiamo visto. So angry at the police. Era così arrabbiato con la polizia. Allora, 10 aprile 2015, gentile capitano lì. Mi auguro di ricevere presto una risposta. Sarò costretto a contattarlo nuovamente. Sebbene capisca ciò che ho dovuto passare negli ultimi anni, purtroppo le assicuro che ho esaurito le risorse riguardo a questo caso difficile. Per cosa? Siamo specifici di informarla che i dati di sorveglianza delle telecamere nel corso di Asteroid Drive e Mental Street non sono disponibili al pubblico senza mandato di indagine. Qui non c'è ma niente. Ma io non ho capito. Lui è un poliziotto? O forse lui gli è successo qualcosa? E quindi ha contattato gli investigatori privati o qualcosa del genere. Perché non abbiamo capito questa cosa qui, eh. Proviamo ad aggiustare, vediamo cosa dice. Non ci credo.
Abbiamo trovato una chiave. E la chiave è per aprire l'armadio. Yes! Sembra quasi quello dei videogiochi, quello di Tata che fa yeah! Sì, sembra quasi quello. Careful of booby traps. Attento. Vediamo un po' cosa c'è qua. Ah, scatola. Abbiamo una scatola. He's playing in high school. Ho 12 anni, da grande vuoi diventare un giocatore di basket professionista. Ah no, era un giocatore di basket. L'arco ti sta distruggendo la vita. So we move because dad couldn't pay for the house? Nonostante continue prove di garanzia, da oggi ci risulta il mancato pagamento della terza rata del mutuo. Ah, è per questo allora che non gioca più a basket, è cominciato a bere e quindi ha cominciato anche a comportarsi in modo anomalo. Cosa? Gialli, scusa per quello che ti ha detto l'altra sera, ero incazzata perché sembra sempre che non mi ascolti quando mi sfogo. Audra, la tua piccola ballerina. Ci abbiamo scoperto un po' di cose rispetto al nostro... Io se fossi in te me lo che chiuderei ancora a chiave. Mi sa che dobbiamo, credo, andare in garage. Portiamo fuori le cose. I hate that beer can smell. Ok. Ok. Il garage non è qua, perché qui esci fuori, quindi dovrebbe essere tipo capito, di qua. Ma dove sono le... E sarà forse in garage. Ah no, guarda. Never use this door in winter because of the snow. Ah, quindi prendiamo una cosa, bravo. Ma a piedi nudi? Ah, prende, bravo, prende anche gli stivali. Ah, ecco. Perché mi sa che abbiamo completato il costume, credo. Sì, ma come fai? Hai messo sulla cosa, come fai se c'è ancora il mantello? La musichetta sotto è uguale a quella di Life is Strange, il primo, eh? No, possiamo dire che lo stile è quello. Che roba. Bello, però. Mi sa che nevimante lui è. No? Adesso posso fare il costume di Capitano Spirito. Forse troverò quello che mi serve qua in giro. Spagliamo la neve perché noi siamo dei bambini modello. Magari in giro troviamo delle cose che ci permettono di anche di sbloccare il telefono. Quindi andiamo avanti, vediamo un po'. Secondo me, ragazzi, quella lì è la casa di Max. Cioè, non possiamo andare? Non puoi alzare il piedino? Ok, direi di andare qua, tanto la chiave ce l'abbiamo. Direi che qua troveremo qualcosa di interessante, ve lo dico io. Apriamo. Oh, oh. Non dirmi che qua c'è un altro boss. Huh? What made that noise? Accendiamo. Accendi subito. Secondo me è un gufo. No, dai! No, cosa, come facciamo ad aprirlo? Sì, dai, spray. Sempre questi lucchetti qua, però. Vecchia scatola. Raccoglio il papà del corridore, forse c'è qualcosa che potrebbe interessarci. Mom and Dad always talked about how they met at school. Di quando sono conosciuti a scuola. Emily Wyatt e Charles Erickson. Ah, ok, allora la madre si chiama Emily. Ah, è una fumettista che ha stampato e pubblicato online diverse vignette della strana vita quotidiana. Già da prima. My kindergarten teacher picture. Guarda, so bello, mamma mia. Dell'Accademia Blackwood. No. Volevo scrivere di persona per ringraziare il suo continuo supporto ai progetti artistici della nostra prossima scuola. Ma qui l'avevo già vista, lei. Ah, no, lei non è andata perché si è rimessa, perché era incinta. Buonanotte, amore. Tesoro, ti sei preso di nuovo il raffreddore. Te l'avevo detto di mangiare più frutta. È il suo turno, agente. I'm too young. Che c'è, piccoletto? Perché fa... E il suo turno, dite... Ah, è il suo turno, Gemma. Sono quattro cifre. Possa... Potrebbe essere qua in giro. Proviamo a vedere se qua tipo ci sono dei numeri. Magari, no, forse quando si sono conosciuti. 2005. Se è quella, ragazzi. Zero. Dai. Yeah. Non ci credo. Allora, doveva essere qua. Petali, subito, li ho guadagnati. Pin è un'altra cosa, non un po' tipo... Una donna viene uccisa e lui se n'è andato. Donna nel posto ucciso tirata dalla strada. Un incidente mortale è venuto alla vittima Emily Erickson. Ah, è la moglie. È stata investita. Cazzo, è morta? Sì, è investita. Da un piatto della strada. Non era... No, ecco perché quella... La donna quella... lascia un marito e un figlio che in quel momento non era con lei. Capitano Anderson ha dichiarato che... Ma è che telecamera... devo ancora Vedi, viva! Lui stava investigando il padre. Ma è che... Ma scusa, la lettera che c'era nella stanza sua, io credevo che era ancora no, viva. No,
E invece no! Vedi, lo stiamo trattando anche come un caso di omicidio stradale. Preghiamo chiunque abbia informazioni incidenti di chiamare non il numero. Non ci credo! So che papà sposa un tizio per il funerale. 28 anni! 28! Figli di puzzola! Era nata ad Oregon il 25 gennaio da Peter King Wyatt, artista appassionato fino a tempo. Ma dai, no, ma adesso mi... Lettera del cavolo. Grazie per la tua bella lettera, per i fiori, per il compleanno di Christian. Significa molto per me. Piacere molto vedere crescere Christian. Che noi mancheremo ogni giorno al momento che passa. Speriamo che il dolore ti abbandona. No, questa... Ma sai che... Mamma mia. Ma anch'io credevo. Mi dispiace proprio. Cavoletto, mi ha lasciato proprio l'amore in bocca. Guardate la macchina, assomiglia tanto all'auto di Chloe. Vabbè, però lo stile è quello. Ah, dobbiamo proprio prendere le chiavi? Cavolezza, mi dispiace proprio. Non lo credevo, eh. Credo che adesso dobbiamo prendere le chiavi per la macchina. Non credo che la guiderai. Credo che dentro ci saranno delle cose, possiamo dire, importanti. Che forse potremo andare avanti con la storia. Le ciabatte per completare il costume. Tanto pure la taglio sta parte. Ma dai, il stavo riassumendo. La cassetta delle lettere, c'è qualcosa? Ah, c'è una cagata. Venite in sessione a tagliare poligono di tiro. Vabbè, qua in America possono farlo. Proprio non hanno proprio imbarazzo proprio di dire no, guarda, porta la tua arma. Che poi scusami, io l'ho aperto da qua e l'ho aperto e si è aperto qua lui, va bene. Cazzo, la casa Reynolds. Una pila di rifiuti. Cosa cavolo ci puoi fare dentro la pila di rifiuti? Mi scusi, signorino. Non so, però sta cambiando il suono. Ah, mi sa che qua stiamo entrando nell'immaginazione. Stiamo per combattere un altro boss, ragazzi, mi sa. Andiamo un po' avanti. La pila di rifiuti. Dove andiamo? Sinistra o destra? No, andiamo a destra, vai. Andiamo a destra, vediamo un po' dove andare. Guarda, vedi, è sempre la stessa zona. Ma è uguale! You better look at that map again. Devo controllare una... Ah, no! Ha la mappa del tesoro qua! Ah, che magari mi dice le indicazioni dove devo andare. Ma non potevamo... ma la mappa devo ritornare dentro, quindi. E tu che devi che era... Ma si chiamano... Ma è Max Reynolds. Si chiama... Era così di cognome. No! Infatti, eccolo qua. Ricostruisci. No, Snowmancer. This is sad. You used to be a good enemy. Look at you now. How are you supposed to train me to fight Mandroid like that? What can we do? Ok, quindi lo sistema. Ma quello è un tergicristallo. Tuo padre lo sa. La birra è sempre. Birra c'è sempre. Sempre usata dappertutto. Quindi, tutto a posto? Ah! Ok, abbiamo ricostruito la neve mante. Cavolezza! Me la stanno a dire! Non ridere! Facciamo esplodere! Lui, non te! Johnny salta in aria! Vattene, scappa! Pum! Yes! Adesso arriva il padre! Cos'è sto? Le sigarette. Oh, non penso proprio che Neve Mante sarà un problema per la nostra città. Bene, abbiamo sconfitto anche Neve Mante. Yeah! No, ma credo che qui abbiamo già fatto tutto, mi sembra. No, era casa sull'albero. Forse qua c'è qualcosa. Le scarpe, sì. Che le ha lasciate qua fuori. Però no, guarda, un albero proprio perfetto, giusto da fare sulla casa. Pensate che culo. Ah, il pirata del... What's the situation since your last report? Did the storm... Ah, eccolo lì, il pirata. No, Captain. The magnetic field protected us from any harm. We're lucky to have you. Keep up your good work. La scorta segreta di cosa? Cos'è da mangiare? Open sesame. Ah, ci sono tipo le sue cose. Quindi abbiamo la lettera della scuola, le carte da baseball. Questa è un'altra vignetta. Della madre. Mi piaceva un sacco guardare la mamma disegnare i suoi fumetti. Vediamo un po'. Che cosa mi stai preparando, amore mio? Il tuo piatto preferito? La pizza! Buon San Valentino, tesoro! Ha detto davvero cose brutte. Jason Erickson,
Le scrivo per informarle che questa settimana, dopo l'edizione, suo figlio Chris ha avuto una piccola lite con un mio figlio e a risolvere i suoi amici. Se ho già capito. Forse dovrebbe parlare direttamente con Chris. Questa situazione si ripeterà. Sono costretto a rivolgermi alla scuola. E ti lamenti! E che cavolo, che cosa c'è che non va? Guarda te, 8 meno 6, 7 più 7. Porca tantana! Per me va bene. Ron Raymond, John McNair. Forse chi ha passato di baseball sa chi sono questi. Il decodificatore segreto. Ah, eccolo! Della mia prossima mappa. Quindi è questo che dovremmo. Quindi abbiamo preso un pezzo della mappa. Quindi noi dobbiamo prendere questo. Dobbiamo ritornare indietro, andare in camera. He's telling me this is a girl's doll. So what? She's the ice queen. Ice queen. Ah. Noctared. That's Noctarius's son. He looks like his dad. Vediamo cosa c'è questo. I tried to rescue my old cereal bowl after dad used it for an ashtray. Gross. Ah, l'avevo usata come posa cenere. Occhio a non cadere, ne. Un po' troppo spoglia, però. Però dovresti tipo chiuderla, no? Che bello, che roba. Qui ci sarà il copyright, quindi parliamo bene cosa sta succedendo. Quindi lui sta guardando, vediamo un po'. Qui abbiamo fatto esplodere il nevemante, qui controlliamo, bene, usciamo. Perché sennò qua ci becchiamo un bel copyright di quelli proprio devastanti. Quindi scendiamo, prepara il bersaglio. Ecco. Ma con cosa dobbiamo tirarle poi? Con le pale con le pale di neve. Come fai a metterle su giuste che ci sono anche i cosi lì, va bene? Davvero. Io direi così. Perché proviamo a vedere. Yes! Cosa? Ma io l'avevo tirato! Cosa? L'avevo tirato anche in mezzo! Penso io! Cadi! Nice miss, loser! Ma cosa? Ma cosa? Ma sei cieco! Ti sei messo quel robo lì, ti sei ciechizzato! Bene! Ci manca il costume che non so dov'è. Possiamo entrare dentro. Entriamo dentro e dobbiamo fregare le chiavi. No, gira. No, ma aspetta! C'è un 4 e c'è un 3. Guarda, c'è quello è 2. 1. 2. 1. 2. Aspetta, 3. La strada. 3. No, di qua, 3. No. Allora, aspetta, questo qua deve mettere il 2. Questo su quello è il 2. Girano di più. E... eccolo! Sì! The Maze of Doom, quindi il labirinto del destino. Quindi è qua il labirinto. Quindi dobbiamo fare, guarda, il primo a sinistra, il secondo a destra, il terzo a sinistra e il quarto a sinistra. Quindi sinistra a destra, sinistra a sinistra. Ah, possiamo entrarci? E cos'è che c'è una cosa che noi prima... Ai. Sono dottoressa Tamar Fleming nei servizi sociali. Per quanto riguarda le scuole di governo, vorrei invitare lei e suo figlio di Chris Eggs nei suoi uffici di Water Street. Questo lunedì per discutere la vostra situazione attuale. Ah, quindi un assistente sociale. Ah, bene. Il nostro obiettivo adesso dobbiamo entrare lì nel labirinto del destino, che sarebbe quello lì della mappa, per cercare di trovare il tesoro nascosto. Sì. Ci abbiamo fatto un po' fatica a risolvere la mappa, però ce l'abbiamo fatta. Quindi, signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Qui finisce il secondo episodio di questa serie. Speriamo che vi sia piaciuto. Io ringrazio partecipato a questo aspetta, video. Che volevo dire? Che non ricordavate che abbiamo anche risolto la cosa del lucchetto del garage. Infatti, anche cavolo. La data di quando loro due si sono conosciuti, quindi sono messi assieme. E quindi dobbiamo adesso risolvere il pin del cellulare. Che lì non bisogna neanche trovare, perché deve esserci proprio una lettera che ti dice il pin, perché non si sa proprio come si potrebbe fare. Infatti, quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video come questo, se volete vedere il terzo episodio di questa serie, basta che passate sul mio canale. Se volete iscrivetevi così verrete aggiornati sui miei prossimi video. Ci sono anche i miei canali social che trovate qua sotto nella descrizione. Io ringrazio Johnny per aver partecipato e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, bella.